La partita mai banale, la sfida della sfida, Domus Bet Catania contro Terracina. E Della Negra si affidava subito ad un roster quadrato con Del Mestre, Corosiniti, Fred, Palazzolo e Gabriel a completare il quintetto. Terracina, la squadra da battere nel suo stadio, nella bolgia del Guarnieri. Ma per la Domus Bet Catania nessun problema, anzi, cuore, sacrificio, passione, tanta qualità e soprattutto corsa fino alla fine grazie ad uno stato fisico eccellente. Una partita giocata battuta su battuta con Corosiniti subito a impegnare spada, sempre attento anche quando Palazzolo andava via bene, trovava spazio e tiro, ma era straordinario il numero uno della nazionale italiana. Poi si esaltava, smanacciava fuori Del Mestre fino alla giocata anche di Savarese, dove il Del Mestre non poteva invece nulla sul piazzato e sul calcio libero di Palmacci che dava il vantaggio a Terracina. E sull'adrenalina guardate cosa tirava fuori Palmacci, una sforbiciata volante veramente sontuosa che Del Mestre riusciva solo a sfiorare. Tutto finito? E invece no, perché il Coro metteva dentro col destro nell'angolino basso il 2-1 che ridava speranza, non esulta, grande stile, fino al rigore. Fred, lui implacabile, il numero 11, e poi va ad esultare con appassionati catanesi in tribuna. Lo stadio Guarnieri era lì a guardare il grande spettacolo, il 2-2, carattere, cuore, fino alla ripresa, il secondo tempo, dove Catania però subiva la sberla subito. Guardate, Sosa si coordina, boom, gran botta, Paterniti non ci arrivava perché la vedeva all'ultimo. Ma sull'ennesimo vantaggio da parte di Terracina, Catania cosa fa? Comincia a macinare, gol e spettacolo, ma Spada diceva di no alla frustata di Chiavaro. Poi ancora Catania, Corosiniti, era più difficile forse segnare. E sulla rovesciata di Zurlo, ecco la manona di Spada fino alla bordata. Bordata, missile terraria. Lui, Gabriel, ancora inossidabile. E siparietto con Mister Paterniti numero 1 per il 3-3. Partita giocata sul filo del rasoio, partita da evitare per i deboli di cuore. Gabriel, l'uomo in più, il Gabriel, quello che poi va a decidere praticamente tutto, e lo fa nei minuti finali, quando a 3 minuti dalla fine ci provava prima Fred, che non riusciva a inquadrare la porta. Poi arrivava l'azione per Savarese, dove era bravo Del Mestre a chiudere i pali e poi non riusciva a mettere dentro Terracina. Poi ancora Del Mestre, caricava per lui, guardate l'aggancio di Gabriel, spaccata, e c'è il gran gol che bucava le mani di Spada per il gol del 4-3. F Gabriel però si infortunava lasciando il campo fino alla fine, fino alla gioia, fino all'ennesima sofferenza, perché la Domus Bet Catania sbanca Terracina e si becca il primo posto in classifica, un primo posto meritato, 15 punti, vittoria con grande cuore, carattere e grande segnale per la Domus Bet.